È stato il fuoco della millenaria tradizione dei natalizi a vincere sulla pioggia battente durante l'accensione dei tradizionali falò a Gorfigliano. Come avviene da tempo immemorabile, allo scoccare del suono delle campane che annunciano l'Ave Maria dalla chiesa di Gorfigliano, il giorno del 24 dicembre si accendono i tre natalizi a Gorfigliano e altri falò nei paesi circostanti. Gorfigliano, con i suoi natalecci realizzati dai tre rioni del paese, Fenale, Bagno e Culiceto, anche quest'anno ha fatto caldo a Gesù Bambino nonostante la pioggia. Il nataleccio di Fenale è quello più distante dal paese, ma non per questo meno importante. Quello di Bagno è posizionato oltre il torrente Acqua Bianca, mentre il nataleccio di Culiceto è forse quello che più rappresenta la tenacia e la caparbietà di questa popolazione, in quanto è posizionato su una rupe che si raggiunge solo a piedi, e quindi possiamo solo immaginare quanto sia difficile e complicato allestire la torre vegetale che si trasforma poi in un'altissima colonna di fuoco. Quest'anno è stato anche l'anno delle rigide regole imposte dalla pandemia, ma niente ha impedito ai corfiglianesi ed anche ai volontari delle altre frazioni di rispettare la tradizione e accendere i falò. Nonostante la pioggia, in tanti erano presenti ad osservare il fuoco che si impossessava delle torri vegetali, altre ben oltre i 10 metri. Tra il pubblico anche lo storico giornalista Amilcare Paladini, che ogni anno non riesce a nascondere l'emozione davanti a questo rito millenario. Ma guarda che specie, cioè, guarda. Questo qui è il vero natalizio di Gorfigliano, guarda come butta su. E anche questo qua, idem, eh. Io non so, con l'acqua così, eppure hanno retto davvero. Io non lo so, non lo so spiegare. Si prende e si va su. Quest'anno con l'acqua, col fango fino al coso, abbiamo tirato giù una mezza collina là, da questa parte qua su un po' meglio. Quassù abbiamo fatto una vita da bestie. Bravi, 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 guarda.